professor Alberto Diaspro, io dico solo due parole, è uno scienziato di grande livello che è professore ordinario all'Università di Genova e direttore di dipartimento all'Istituto Italiano di Tecnologia, nonché impegnato attivamente nella divulgazione scientifica perché è il presidente del comitato scientifico del Festival di Genova ed è oratore apprezzatissimo. Quando appunto ci regala queste lecture. Non tolgo altro tempo al nostro ospite, che ringrazio ancora, e quindi a te, Alberto, la parola. Grazie per questa bella iniziativa, per avermi invitato in questo giorno, che in realtà è un giorno particolare perché il 22 dicembre del 59 c'è stata proprio una lettura memorabile al Caltech, che io adesso un po' impropriamente forse richiamo, ma che ha aperto la strada alle nanotecnologie e alla quale mi riferirò. Per questa lettura, ho scelto di unire, diciamo, alla parte scientifica, che fa un po' anche il quadro rispetto alle Christmas lecture precedenti che avete avuto. Mi sono permesso di utilizzare dei pezzi di un filmato che ho fatto con un'attrice bravissima, Lucia Marin Salta, alla quale avevo chiesto di fare la parte di Feynman a tratti, e quindi quello che vedrete tra un po' è anche una parte, diciamo, di questo che ho trovato divertente e interessante intervento con Lucia Marin Salta. Bene, quindi l'idea è quella di invitare dopo oltre 60 anni, 61, dal 22 dicembre del 1959, quando tenne la me sua memorabile lettura al Caltech, proprio Feynman. Insieme a noi. Prima però ancora di iniziare, vi devo chiedere la pazienza di un secondo per ricordare una persona che ci ha lasciato in questi giorni e che è Pietro Greco. Pietro Greco è stato un grandissimo divulgatore scientifico, non solo, è anche uno scienziato di fatto, è una persona umanamente come ce n'erano poche. Che sapeva unire una grandissima umanità ad una voglia sua di imparare e di trasferire quello che usciva dai laboratori alle persone. Credo che sentiremo tantissimo la mancanza di Pietro Greco, e quindi a lui, un po' immodestamente, vorrei dedicare questa lettura. Con Pietro avevo fatto un ultimo evento proprio al Festival della Scienza di Cagliari e quindi ricordo, è un ricordo ancora, se volete, più struggente. Quindi invito tutti a ricordare, andare a vedere, a leggere quello che ha scritto Pietro Greco, una grandissima lezione di scienza e di vita. Bene, non tanto, ma andrei a cominciare quindi questa lettura. Vorrei illustrarvi un settore in cui si è fatto finora poco, ma che sul piano teorico offre enormi potenzialità. Si tratta di un campo un po' particolare, poiché non ci dirà molto sulla fisica fondamentale, nel senso di che cos'è questa particella, ma che potrebbe aiutarci a capire molte cose interessanti sugli strani fenomeni che avvengono in situazioni complesse. E soprattutto potrebbe avere innumerevoli applicazioni tecnologiche. Ciò di cui voglio parlare è il problema di manipolare e controllare le cose su una piccola scala. E allora questa storia sulla piccola scala comincia in un modo un po' particolare, comincia con una frase che mi è molto cara. Che è mia nonna, era una donna bellissima. Mia nonna era una donna bellissima ed io ero un bambino curioso, come molti bambini, e mi era stato regalato un microscopio tantissimi anni fa. Microscopio col quale ho continuato in tutta la mia carriera scientifica. E proprio al capezzale di questa nonna bellissima, ho fatto una promessa che vi può sembrare una promessa strana,
una promessa sinteticamente corretta, ma da un punto di vista semantico è un po' traballante. Nonna, scoprirò perché. Così non morirai più. Ecco, è la promessa di un bambino appunto curioso che aveva capito allora, aveva constatato allora che cosa volesse dire non vedere qualche cosa. Non vedere qualche cosa, come ad esempio non tanto le cose che la neve faceva sparire dopo una nevicata, perché quelle le conoscevamo, ma ne riusciva a vedere ad esempio il fiocco di neve così come l'aveva visto su un francobollo. Da qui la passione per provare a vedere l'invisibile, da qui la passione per il microscopio, da qui il tentativo di usare quel microscopio per tenere fede a quell'idea. E devo dire che anni dopo, in una storia un po' triste per il suo inizio, ma felice per il suo finale, dedicata ai bambini, credo che a quella promessa si sia tenuto fede. Una cara amica mi aveva contattato perché era mancato da poco il suo figliolo di neuroblastoma. Il neuroblastoma è una malattia tremenda, subdola, colpisce i bambini in giovane età, tra i 5 e gli 8 anni, anche prima. Tornano a casa un po' affannati, dicono che gli fanno un po' male le gambe, certo hanno sudato, magari chissà cosa avete fatto, ma invece in alcuni casi c'è la progressione di questa malattia subdola che non lascia quasi scampo. E questo era successo al figlio di Teresa Pecere di Padova. In quegli anni avevo costruito un nuovo microscopio sulle ali, diciamo, della microscopia allora multifotonica, ed era l'unico che poteva permettere a Teresa di vedere qualcosa che non era ancora riuscita a vedere, cioè ad esempio come una molecola, l'aloemodina, poteva entrare nelle cellule di neuroblastoma, solo in quelle, e portarle al suicidio cellulare. In 2 anni realizzammo il nostro studio, pubblicammo il nostro lavoro su Cancer Research, e quindi ci sarebbe da essere contenti. Ma la gioia più grande, l'idea di avere dato seguito a quella promessa incredibile fatta alla nonna, venne solo quando Teresa mi chiamò e mi disse: ho deciso di avere degli altri figli, che ora stanno benissimo, vivono in salute e sono cresciute. Ecco, la motivazione dietro a ognuna di quelle cose che cerchiamo di fare, quella motivazione che Pietro Greco ci sapeva tirare fuori in una maniera incredibile. Oggi siamo proprio immersi in un uragano tecnologico, e uso il termine uragano non in modo negativo, ma per dire che non ne riusciamo, non ne possiamo proprio uscire. Siamo in un vortice del quale a volte sembra che non ci accorgiamo, anche i più insospettabili nell'uso di un telefonino o di un dispositivo che usa degli strumenti nanotecnologici. E poi in questi anni, grazie alle battaglie delle donne negli anni 60 e grazie a tutte le cose che sono successe nella società da molto tempo in avanti, abbiamo anche pensato che le tecnologie, beh, sono il pane, ma dalle tecnologie emergenti vogliamo il pane e le rose. Cioè vogliamo poter usare queste tecnologie per fare una cosa sulla quale tornerò tra un attimo, e che in questi giorni, in questo periodo di pandemia, anzi di malattia pandemica, è diventato molto più evidente: l'aumento delle diseguaglianze. Allora, l'aumento delle le tecnologie non devono portare questo, devono portare la riduzione delle diseguaglianze e offrire a tutti la possibilità di lavorare, se volete, e vivere meglio. Certo, le nanotecnologie sono una rivoluzione. Come una rivoluzione scatenano delle forze. E allora permettetemi di portare alla vostra attenzione questi due personaggi. Beh, Richard Feynman, ne abbiamo già accennato, laureato Nobel in fisica, e lo Yoda, beh, anche lui ha la sua statuetta, il suo Oscar. Certo, la sua idea della forza. Non si prova a fare le cose, si fanno, no? La forza.
Sì, la forza. Vogliamo usare la forza che viene dalle idee, dalle tecnologie, dalle rivoluzioni scientifiche e tecnologiche per abbattere la crescente disuguaglianza che scienze, usando scienze e tecnologie insieme. Cioè, vogliamo realizzare veramente quello che è il motto di questi giorni, no digital and tech divide. Pensate, se guardate la mappa della Terra e guardate dove si accende più luce, e poi sovrimponete questa mappa alla mappa dove stanno le guerre e a quella dove c'è poca acqua, vedete che c'è un'incredibile correlazione. Laddove non arriva la tecnologia, la scienza, laddove non arrivano le risorse, aumentano i conflitti. Allora questo vorremmo imparare a provare a ridurre con le tecnologie. Forze rivoluzionarie, sì. Beh, possiamo citarne alcune. Le macchine tessili hanno cambiato il modo di lavorare, i tempi di lavoro, la ferrovia, gli spostamenti, l'automobile, lo spostamento personale, il computer. E poi le nanotecnologie. Ma se ci pensate, quelle prime quattro, macchine tessili, ferrovia, automobile e computer, e non sono cambiate nella sostanza. La macchina tessile è sempre quella, la ferrovia è sempre un binario, potrete andare a levitazione, ma tale resta. L'automobile, motore a scoppio, un volante, beh, si guiderà da sola, andrà a idrogeno, lo vedremo, ma è sempre la stessa. Il computer vi permette di immagazzinare più informazioni, fare calcoli rapidamente, ma è lo stesso. Le nanotecnologie sono quelle che invece cambiano tutto quotidianamente. Feynman, per nanotecnologia intendo. Beh, intanto quel nanotecnologia vuol dire 100.000 volte il diametro di un capello, un miliardesimo di metro. È veramente una quantità molto piccola. Ma non vuol dire che ci riferiamo a cose piccole. Vuol dire che abbiamo guadagnato nel tempo, con lo studio e con l'applicazione, la possibilità di controllare, di osservare la materia su una scala molto piccola. Le idee. È chiaro che proprio partendo da quella considerazione iniziale di Lucia Marin Salta, leggendo Feynman, si accende la lampadina, l'idea. Mi può venire in qualunque momento un'idea. Certo, pensate se quel vaso si fosse mosso. La fortuna di chi ha avuto quell'idea di provare a muoverlo in quel caso con il pensiero, le idee. Ma è proprio Feynman che ci dice poi. I'm going to discuss how we would look for a new law. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Yes, then we Then we compute the consequences of the guess to see what, if this is right, if this law that we guess is right, we see what it would imply. And then we compare those computation results to nature, or we say compare to experiment or experience. Compare it directly with observation to see if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. L'idea, l'intuizione. Lo studio che c'è dietro, ma chiunque siate, qualunque sia il vostro nome, se un esperimento non riesce a dimostrarla, beh, quell'idea sbagliata, magari ne avrete delle nuove. Certo, l'idea vi può venire in un momento qualsiasi. Lucrezio, poeta della luce, è incredibile come abbia immaginato gli atomi nello spolverio della luce quando entrava in una stanza. Sì, gli atomi. A Feynman venne chiesto cosa si sarebbero dovuti ricordare i suoi studenti per tutta la vita, secondo lui, una sola cosa. Ha iniziato
con questo F uguale MA, la forza legata ad una massa che si muove. Poi qualcosa forse di più, di maggior grido, insomma, quel E uguale MC quadro, l'energia legata ad una massa, qualunque essa sia, ma grandissima, perché moltiplicata per la velocità della luce al quadrato, 300.000 km al secondo. Poi ha dato la risposta definitiva. E la sua risposta definitiva è stata: vorrei che i miei studenti si ricordassero per sempre che la materia è fatta di atomi. Certo, gli atomi, i mattoni della vita, ne condividiamo sei. Abbiamo tutti noi che siamo qui oggi, ma anche quelli che non sono qui, sei atomi in comune per il 99% della nostra composizione, sei atomi diversi, intendo, non solo sei atomi. E allora voi direte, ma se non ci sono differenze, perché non assomiglia questo relatore a Clooney o la vostra vicina non assomiglia a Scarlett Johansson? Perché quello che conta è come si organizzano questi atomi, nanotecnologie, osservare e controllare la materia ad una scala molto piccola. Questo vale per i bambini, per i cuccioli d'uomo, e vale per i cuccioli di robot. Però vedete, se ad ICAB il cucciolo di robot contiamo gli atomi, ne conteremo una trentina diversi. Ha un sacco di ferraglia, plastica dentro. Irene, la mia nipotina, ne ha sei, come noi. E poi, se a Irene e a voi do qualche zuccherino, sono quasi sicuro che, pure non essendo contente, sareste in grado di arrivare a sera compiendo grosso modo le stesse azioni. E se ad ICAB do questi sei zuccherini in termini di energia, difficilmente è in grado di fare qualcosa, gli servono almeno due lavatrici in centrifuga per poter muovere ad esempio un dito. Zuccherino. Ne abbiamo uno addosso, torneremo su questo, il desossiribosio. Quei sei atomi sono anche quei sei atomi che compongono Richard Feynman, con qualche variante anche in questo caso. Appena accenno a questo, la gente mi parla della miniaturizzazione e di quanti progressi si stiano facendo e si siano fatti fino ad oggi. Mi parlano di motori elettrici grandi quanto l'unghia del dito mignolo e di uno strumento già in commercio con cui si può scrivere il Padre Nostro sulla capocchia di uno spillo. Ma questo è niente. È il passo più primitivo nella direzione che intendo discutere. Il mondo, là sotto, è di una piccolezza stupefacente. Voglio dire, c'è molto spazio là in fondo. Già, se pensate al DNA, pensate. 2 metri di DNA, 2 metri, raggomitolati in ogni cellula, che è grande 1 milionesimo di metro, e ne abbiamo 100.000 miliardi addosso, e siamo 7 miliardi di persone. E poi questo DNA, qui quello che vedete in verde, è una cellula mamma che dà origine a 3 figlie, e nella quale siamo riusciti a marcare il DNA per vedere come suddivideva il patrimonio e le informazioni. E quelle informazioni sono quelle utili ad una cellula, ad esempio, killer, per uccidere, per bloccare un'invasione tumorale. Già, il DNA, l'RNA, ne stiamo sentendo parlare piuttosto spesso in questi giorni in relazione ai nuovi vaccini a base di RNA, dove viene trascritta quell'informazione che permette al nostro sistema di allenarsi a riconoscere delle proteine che, quando accompagnano un virus,
lo possono rendere letale. Sì, proprio quello che a volte non riusciamo a vedere dentro ad uno starnuto, dentro a un colpo di tosse, tra 50 centimetri e 7 metri di distanza. A volte lo consideriamo trascurabile questo atto. Certo, avessimo mantenuto la buona abitudine di mettere una mano davanti alla bocca. Ma da lì, in quelle goccioline, si potrebbero annidare dei virus. Che da un certo punto di vista, devo dire, sono bellissimi. E con queste proteine spillo, che sono in realtà delle piccole chiavi per entrare nel nostro sistema, è come entrare in casa nostra, appropriarsi del frigorifero, nutrirsi di tutto quello che ci si può nutrire e duplicarsi in quella circostanza, usando dei piccoli cavalli di Troia nel frattempo. Ecco, questo avviene a quella scala molto piccola. Queste sono le cose dalle quali vorremmo anche trarre conoscenza, trarre nuove idee. Sì, perché molto umilmente è interessante quando consideriamo la natura nelle sue diverse espressioni e cerchiamo di mimarne i comportamenti per qualche cosa che gli uomini possano usare. Oggi le domande cruciali della biologia sono del tipo: qual è la sequenza di basi del DNA? Che succede quando avviene una mutazione? Che relazione esiste tra l'ordine delle basi del DNA e quello degli amminoacidi nelle proteine? Qual è la struttura dell'RNA? Ha una sola catena o ne ha una doppia? E qual è la relazione tra l'ordine delle sue basi e il DNA? In che modo sono organizzati i microsomi? Come vengono sintetizzate le proteine? Dove va l'RNA? Dove risiede? Dove si trovano le proteine? Dove vanno a finire gli aminoacidi? Nella fotosintesi? Dov'è la clorofilla? Com'è distribuita? Dove stanno i carotenoidi coinvolti nel meccanismo? Qual è il processo per cui la luce si converte in energia chimica? Ecco, sono doppiamente grata, Lucia Marinsalta. Le ho chiesto di leggere quella pagina di quella lettura memorabile di Feynman a perdifiato, perché ha perdifiato quello che succede se pensiamo a quello che ci sta intorno, che a volte non riusciamo a cogliere pienamente. Ma insomma, quanti di voi avrebbero immaginato che dietro a questa immagine, tratta da un esperimento di diffrazione su delle molecole biologiche, stava la doppia elica del DNA? È pura immaginazione, intuizione, invenzione. Watson e Crick, Wilkins, Rosalind Franklin, sì, hanno avuto una importante intuizione, ma questa intuizione era dotata di una conoscenza di fondamentali incredibilmente elevata, di studi che sono durati anni, di una termodinamica che nelle loro mani è diventata, oltre un'intuizione, è diventata questo articolo scientifico, una pagina per un premio Nobel e tre righe per dire che non sfugge alla nostra attenzione che tutto questo ha un'implicazione, il modo in cui queste molecole si organizzano, questi atomi si organizzano, ha implicazione nel modo in cui viene trasferita l'informazione genica. Certo, io non so se avete visto questo film o letto il libro Il curioso caso di Benjamin Button. È un falso da un punto di vista scientifico, perché non è vero che per quel bambino vecchio, nato vecchio, affetto da progeria o da morbo di Hutchinson, c'è il ringiovanimento. Certo, bisognava far entrare Brad Pitt nello staff. Ma quello che è vero è che per quei bambini nati vecchi, in quei bambini nati vecchi, le cellule hanno un DNA che, anziché essere contenuto in una sfera ordinata, è contenuto in una sfera che Luciano De Crescenzo avrebbe definito, in Io spero che me la cavo, io speriamo che me la cavo, sgarruppata, disordinata. E allora impedisce, sembra impedire
al DNA di trasferire le informazioni corrette al momento giusto. C'è un bellissimo libro recente di Manuela Monti e Carlo Alberto Redi, Il DNA, la vita in 3 miliardi di lettere. Sì, spostatene una e avrete delle differenze, in fondo non grandissime da un punto di vista genetico, non tanto da giustificare le razze, ma abbastanza da giustificare cambiamenti su una scala molto più grande di quella dei 2 miliardesimi di metro. Nel 1990 si è riuscita a vedere, tra virgolette, il DNA usando un microscopio fantastico a tunnel elettronico. Il DNA, già, quegli atomi che stanno in quello zucchero, il disossiribosio che stabilizza la struttura e poi le varie coppie di base. Di quegli atomi ora però ne prendiamo uno. Prendiamo il carbonio. Ah, uno di sei. Ora, pensate con sei quante cose differenti riesce a fare la natura. E con uno? Ma con uno intanto, col carbonio, si è cambiata la vita a questa pecora. Non è la pecora Dolly, non riguarda la genetica. Riguarda il fatto che a questa pecora è stata cambiata la vita perché a Borrowdale, in Inghilterra, scoprendo i giacimenti di grafite, che è fatta di un atomo di carbonio, hanno cominciato a marcare le pecore anziché a fuoco con la grafite. Un bel cambio nella vita di queste pecore. Certo, la grafite, che poi i coniugi Simonio e l'indagna Bernacotti hanno deciso di infilare dentro un pezzo di legno e di fare la matita. Allora lì, applicando una piccola forza, questo carbonio organizzato in foglietti si sfalda e lascia una traccia. E se fosse organizzato in modo differente? Se anziché a foglietti che si lasciano sfogliare con l'applicazione di una piccola forza, quella di un bambino, di un anziano, di un adulto, se si organizza in un modo differente, magari esce fuori un diamante che esprime delle proprietà incredibili, non solo di brillantezza, bellezza estetica, ma anche di durezza, in termini di oggetto da utilizzare per realizzare manufatti. Ma poi, se restate un po' bambini e fate questa traccia di grafite su un foglio e cominciate a spellarla come hanno fatto Game e Oseloff, beh, allora magari riuscite a restare con un solo foglietto di carbonio, uno strato monoatomico dalle proprietà incredibili, versatilissimo, non solo perché è fatto di carbonio, questa regola della versatilità, della flessibilità, di poter essere controllato ad una scala molto piccola e di esibire delle differenze di funzionamento su una scala più grande, è qualcosa che riguarda i cristalli cosiddetti monodimensionali, il mondo di Flatlandia di Abbott. Elastico o rigido, fa passare corrente o meno, blocca i fumi o li lascia passare, può filtrare l'acqua, cambia colore, lo mantiene o mantiene la sua trasparenza. Può dotare altri materiali dei suoi superpoteri. Pensate, solo in una percentuale dell'1% questo materiale, che se lo aveste, ne aveste 3 grammi ci potreste coprire addirittura un campo di pallone, questo materiale può essere utilizzato in piccoli fiocchi, quasi come i fiocchi di neve, o in polveri, per andare ad arricchire e a offrire superpoteri ai materiali con i quali si fanno delle scarpe, fanno dei caschi per motociclisti. Sono tantissimi oggetti, tanti, veramente tanti. E tra questi, delle considerazioni pratiche che vi fanno capire come questa forza rivoluzionaria delle nanotecnologie cambia radicalmente la vita proprio mentre avviene. Un telefono per comunicazione che ha le dimensioni del cristallo protettivo che oggi usate per proteggere nello schermo, delle vele per imbarcazioni che sono molto più leggere e molto più resistenti. E se poi lo accartocciate e lo portate avanti e indietro, c'è una possibilità che è quella che sia in grado di raccogliere e rilasciare idrogeno, magari da utilizzare
nelle macchine di un futuro che è già tra noi, le macchine con motore a idrogeno. 59. Si dà il caso che abbiamo qualche collega biologo. Li guardiamo con commiserazione. Volete sapere perché state facendo così pochi progressi? In realtà è esattamente il contrario. Non conosco un campo in cui non si facciano progressi così rapidi come in biologia. Non usate abbastanza matematica, prendete esempio da noi. Al che potrebbero ribattere, ma sono educati e quindi lo faccio io. Volete sapere cosa dovete fare voi fisici perché noi possiamo metterci al passo? Costruire un microscopio 100 volte migliore. Già, un microscopio 100 volte migliore. E negli anni della lettura di Feynman si pensava al microscopio elettronico. Ma vedete, io sono sicuro che sareste gentili con me se vi chiedessi qualche cosa per poter vedere meglio con il microscopio. E ad esempio, usando il microscopio elettronico, io potrei vedere le vostre proteine, il DNA, capire come si organizzano su una scala molto piccola. Ma la cortesia che vi dovrei chiedere sarebbe quella di lasciarvi solidificare, affettare, metallizzare e bombardare di elettroni. Sono sicuro come la concedereste. Ma non sarei contento perché non riuscirei a seguire le cose nel tempo. Insomma, io potrei osservare in tanti modi differenti, ma preferisco, come in quella promessa fatta alla nonna, usare la luce, un pezzo di vetro e la luce dell'arcobaleno. Certo, potete avere, ripeto, tante modalità, potete usare anche dei robot per fare questa osservazione, ma alla fine quello che importa è la luce che riuscite a mandare nel vivente, in questo intricato modo in cui le cellule si organizzano nel vivente, si scambiano segnali e ci fanno vivere. E per vedere meglio, dato che sono trasparenti, usare qualcosa che, beh, posso immaginare che quasi tutti abbiano visto questo affresco, molti lo abbiano visto dal vivo, tutti sareste rimasti colpiti dall'azzurro del manto della Vergine. Perché? Perché in quel manto, pur inconsapevole, Michelangelo aveva usato un pigmento che è fluorescente. Molecole che, se illuminate, restituiscono luce. Tutto il resto della scena è fatta dalla riflessione della luce, ma quel manto è fatto dalla riflessione della luce e dalla produzione di nuova luce, per vedere meglio. E oggi possiamo navigare nel vivente aumentando il dettaglio a nostro piacimento. Possiamo, dentro a quella che vedete ora, che è un ammasso tumorale, vedere quei puntini blu che sono le singole molecole responsabili di quell'organizzazione, di quella crescita tumorale. Su quella superficie di quel nucleo rotondo che avrebbe dovuto proteggere il DNA di tutti, ma che per i bambini nati vecchi è un po' sgarruppata, stanno le porte di entrata e di uscita delle informazioni, da dove entra e esce quell'RNA che si usa anche nei vaccini. Ecco, fino a poco tempo fa le vedevamo così, ma ora quelle porte le riusciamo a vedere esattamente come sono, così, porte di entrata, 8 proteine in un canale, per vedere quello che succede lì in mezzo. E se poi pensiamo al cervello e pensiamo alla nostra imprevedibile biochimica, quella che ci fa salvare uno sconosciuto a spregio della nostra vita buttandoci in un mare in burrasca, o quella che fa sì, come in questi giorni è successo, che un papà decida di ammazzare i propri figli. È un imprevedibile biochimica. Sono 10 alla 11 neuroni, 10 alla 16 connessioni sinaptiche. Tante informazioni che vengono scambiate. E prima le centraline di quelle informazioni le vedevamo così. Ora possiamo contare i bottoncini che scambiano le informazioni. In tempo reale possiamo colorare il cervello e quei colori rendono conto, come questi pioggia di neuroni colorati, della differente funzionalità del cervello. Sì.
possiamo accedere proprio a questo, grazie alla luce nello spazio tridimensionale e molto finemente cellula per cellula, proteina per proteina, porzione di DNA per porzione di DNA. E allora, in quello starnuto, in quella pioggia di particelle liquide che nella nuvola che intravediamo, ma non vediamo poi così bene, riusciamo, mandando ad esempio della luce, a capire se sta nascosto lì dentro qualche cosa che è un virus o una semplice gocciolina di acqua. Come? Ma guardate, per spiegarlo, anche su una scala più grande della scala molto piccola dove avviene, permettetemi di usare un camera caffè. Beh, sono sicuro che la monetina nella macchinetta del caffè la mettete sempre nello stesso modo, ma se provaste a lanciarla, la vostra probabilità di prendere un caffè diminuirebbe, e se cercaste di metterla a 90 gradi anche. Si chiama luce polarizzata, poco importa. È a una scala molto piccola, quella dei fotoni. Alberto, ecco il tuo caffè. Grazie. Ma quindi davanti alla macchinetta del caffè vengono le migliori idee. Sì, ottime idee. Ad esempio, mettendo la monetina nella macchinetta del caffè, abbiamo capito come osservare le proteine nel corpo umano. Abbiamo capito che se la mettevamo a 90 gradi rispetto a come la dobbiamo mettere, non usciva niente. Ma nel modo giusto uscivano le informazioni, anzi il caffè. Le monetine, le proteine. Sì, come il caffè. Ah, vedi, vedi. Siete sempre qui alla macchinetta del caffè voi due, eh? Mi ricordate qualcuno? Ma lui era... È il padrone di casa, il presidente di Palazzo Ducale, Fondazione Cultura. Luca Bizzarri, presidente di Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura. Ecco, Luca Bizzarri ci ha regalato questo piccolo cameo, ma per spiegare che se mandiamo luce nel modo giusto, cioè polarizzata, su quelle goccioline, magari, anzi, sono gli studi che si stanno facendo proprio in questi giorni, riusciremo a identificare infezioni differenti. Quante volte, lavorando su un oggetto insopportabilmente piccolo come l'orologio da polso di vostra moglie, vi siete detti: se solo potessi addestrare una formica a farlo? Il mio suggerimento potrebbe essere di addestrare una formica ad addestrare un acaro a farlo. Che possibilità abbiamo di realizzare macchinari piccoli ma mobili? Non è chiaro se potrebbero servire, ma di certo sarebbe divertente costruirli. È sempre... Già, ritorniamo dalla biologia, da imparare delle cose dal vivente, a provare a fare qualcosa che, beh, come diceva a volte Mandela, come ha detto Mandela, sembra impossibile finché non si fa. Lucia Marinsalta ci ha riportato di nuovo qui, nella lettura di Feynman, nella lettura del 22 dicembre del 59. Sembra impossibile finché non si fa. Quello era il 69. Siamo in grado di costruire delle piccole seggioline, delle molle. Siamo in grado, con dei microscopi più o meno raffinati, di andare a sondare la materia. Don Eigler è in grado di spostare gli atomi della materia per scrivere, ad esempio, IBM, certo, è il luogo dove lavora. Ma capite bene, in quell'osservare e controllare la nanoscala, spostare degli atomi vuol dire cambiare la funzionalità di qualcosa. Così come quando usiamo del grafene all'1% per dotare di superpoteri materiali qualsiasi. E allora, se creiamo delle nanoparticelle, delle particelle molto piccole, e le dotiamo di un piccolo cavallo di Troia, dei grassi, dei lipidi, quelle palline blu, per entrare nel vivente,
Beh, al di là della loro forma estetica molto bella, possiamo effettivamente pensare di entrare nel vivente. Un mio amico, Albert Hibbs, suggerisce un'interessante possibilità terapeutica, e cioè, ma che idea orripilante, che il paziente possa inghiottire il chirurgo. Si mette il chirurgo meccanico nel vaso sanguigno e questi, seguendo la corrente, arriva al cuore e si guarda attorno. Non so se ve lo ricordate questo film, Viaggio allucinante. Ecco, quell'oggetto è un oggetto che poteva sembrare un oggetto di fantasia, ma che non è un oggetto di fantasia. È qualcosa che abbiamo imparato a realizzare in questi anni. Viaggio allucinante, sì. Probabilmente lo ricordate. L'entrata di questa navicella nel vivente. Ma la cosa più interessante di questo filmato è lo sguardo dei personaggi. La meraviglia di fronte a tanta bellezza che non avevano pensato di poter osservare così da vicino. Osservare su una scala molto piccola, controllare per poter realizzare qualcosa che funzioni su una scala più grande. E allora mandare ad esempio delle cellule che contengono dei farmaci che vengono prodotti in loco, dei nanobiorobot, dentro al vivente per correggere delle malattie. Oppure andare a vedere quello che succede quando un riversamento di nanoparticelle nell'acqua o nell'aria fa sì che queste vengano assorbite. Dove vanno a finire? Beh, vanno a finire, ad esempio, come succede per l'acqua, quelle che sono nell'acqua, nel muscolo cardiaco che qua vedete. E quel muscolo cardiaco ne soffre e quindi funzionerà meno a lungo. Poi quelle nanoparticelle possiamo utilizzarle anche per fare ritornare qualche cosa che si era perso nell'organismo. Che cosa? Ah, ad esempio, un esempio tra tanti, visto che è uno degli ultimi. Nanoparticelle che entrano nell'occhio, che entrano in quella porzione di occhio che è rimasta, che si è deteriorata e non vi permette di raccogliere la luce. Nanoparticelle estremamente efficaci nel trasformare il segnale luminoso in segnale elettrico, che è quello che serve al nostro cervello, per rinnovare un'azione che il nostro vivente, il nostro occhio non faceva più. Questo è uno degli ultimi traguardi del gruppo di Benfenati e del gruppo di Guglielmo Lanzani all'Istituto Italiano di Tecnologia. Delle nanoparticelle che vengono iniettate e rioffrono, diciamo, all'occhio e al sistema la possibilità di riguadagnare la sua capacità di convertire le onde elettromagnetiche, se volete, i fotoni, in segnale elettrico per i nostri neuroni. È una frontiera assolutamente eccezionale, quella che riusciamo a usare inghiottendo il chirurgo. Ma basta osservare, dicevamo. A Leonardo questo era particolarmente chiaro. Osservava tantissimo, scriveva, immaginava, aveva intuizioni, idee. Non è mai riuscito a realizzare la sua macchina volante. Ci siamo riusciti dopo di lui. Ma l'osservazione è qualcosa che ha continuato ad accompagnarci. Immaginate quel signore che, portando fuori il cagnolino, notando che i peli si infilavano in quella pianta che sembra un cardo, ha inventato il velcro. O a chi, osservando il fatto che su una foglia di loto la gocciolina d'acqua non si spargesse ma restando rotonda, ha capito che era la struttura della materia su quella scala a produrre quell'effetto e replicandolo su un sedile o sulle ali di un aereo ne evitava, diciamo,
lo spargimento e la deposizione, quindi li rendeva in qualche modo impermeabili. E poi la natura è fatta di tantissime cose. Barbara Mazzolai ha imparato osservando le piante, anzi osservando le radici nel terreno, ha imparato come la natura, di fronte a certe proprietà, che non sono avversità, ma il fatto di incontrare magari delle pietre, il fatto di essere soggetti alla gravità, il fatto di incontrare dei metalli pesanti, il fatto di avere innalzamenti di temperatura, come una radice risponde a tutto questo? Ebbene, provare ad utilizzare questo per realizzare dei nuovi robot, dei robot soffici, semplicemente guardandosi intorno. Ma guardandosi intorno si può guardare anche nel mare e dal polpo, che ha l'intelligenza nei tentacoli e che la usa per muoversi in questo ambiente mutevole, realizzare ad esempio di nuovo dei robot soffici che, mettendo l'intelligenza in dei tentacoli, riescono a raggiungere degli oggetti dove l'uomo non potrebbe arrivare. L'uomo, magari sepolto sotto un crollo, l'uomo con così tanta acqua, beh, non il 90%, ma che viene trovato da dei robot soffici che escono da delle scatole, si muovono come radici nel terreno e quando trovano l'acqua, cioè trovano l'uomo sotto quelle macerie, segnalano e permettono magari un salvataggio altrimenti impossibile. Oppure dei robot soffici che possono essere utilizzati e uniti alla nostra capacità di vedere le singole proteine dentro al vivente, nel cervello. Vedete lì sotto quelle palline sono di nuovo quelle connessioni sinaptiche che a volte non funzionano. Prima le vedevamo sfocate come le vedete lì, oggi siamo in grado di vederle e osservarle molto bene e magari con un'idea come quelle che vengono a Barbara Mazzolai le possiamo infilare in delle radici che portano dei sensori sulla testa e che riescono a muoversi, a penetrare in un cervello, permettendoci di ricavare informazioni sul funzionamento, buono o cattivo che sia. E se guardiamo il modo in cui i delfini si orientano, capiamo dove è venuta l'intuizione a Luca Braida quando ha realizzato degli occhiali, no, non per non vedenti, per non udenti. Sì, perché quando una persona perde l'udito, lo riconosce, a differenza della perdita della vista, dopo circa 7 anni. In quel periodo si atrofizzano un po' di sistemi neuronali e quando mette l'apparecchio acustico non riesce più a distinguere da dove vengono i suoni. Quindi, se vuole parlare con uno di voi in un ristorante affollato, rumoroso, gli arrivano tutti i suoni, la socialità decade. Ma se monta questi occhiali come il delfino lanciano un segnale a ultrasuoni, individuano il target verso il quale, con il quale si vuole comunicare e filtrano il suono che proviene da altre direzioni. Bastava osservare, magari appunto con gli occhi di un robot. È un robot che oggi è in grado di capire se quella bottiglietta d'acqua gliela volete passare, tirare o usare voi stessi per bere. Un robot intuitivo, dai piccoli movimenti riesce a capire quello che gli umani vogliono fare. E proprio come fanno gli umani, ad esempio i giocatori di poker, quando giocano a poker, dai impercettibili movimenti non mascherabili capiscono se state bluffando o meno. Per quello i professionisti mettono gli occhiali neri. Ma questo robot intuitivo dove ci porta? Beh, ci porterà verso l'uomo di nuovo. E la prima cosa che può portare all'uomo è la sua capacità di aiutare l'uomo nell'aiutare l'uomo. Ad esempio nella riabilitazione per una società che migliora, vuole migliorare la qualità della vita dopo aver migliorato la propria aspettativa di vita. Allora è veramente un umanoide da prendere per mano, già la mano. La mano è l'elemento più interessante, è quello che usiamo tantissimo. Avete mai provato? Provate a legarvi una mano dietro la schiena e a fare delle cose molto semplici in casa. Oggi sono state realizzate, con tutti gli studi che sono stati in grado di fare i ricercatori, delle mani artificiali che possono essere montate
direttamente sull'avambraccio senza nessun intervento chirurgico, per donare alle persone quella funzionalità che pare semplice finché non la si perde e che aiuta a vivere meglio il quotidiano. E poi questa capacità di capire e di intuire può essere traslata a aiutare i bambini, ad esempio autistici, nel loro canale privilegiato di comunicazione, che un robot riesce a cogliere, instancabilmente a osservare, e che attraverso i suoi movimenti riesce a ricambiare proprio con questi bambini, sempre i bambini. Ma allora Irene, la mia nipotina, come la vedo? Voi come la vedete? Ma Irene sta imparando, ha 4 anni, sta imparando che le sembra che tutto sia possibile. Siamo proprio in una specie di nell'Alep di Borges. Scendete 19 gradini in quella casa, vi chinate un po', da lì si vede tutto e Borges dice: la vostra incapacità di vedere non invalida la mia testimonianza, molto mi imparo. Ma servono i fondamentali, quelli di termodinamica che hanno fatto capire a Watson e Crick che si trattava di una doppia elica. E poi potreste scrivere una nuova storia sulla Valentine rossa, una storia fatta di cosa? Beh, ad esempio fatta di quelle lettere, quei 3 miliardi di caratteri citati nel libro di Redi, che Harvard è riuscito a impacchettare e a rendere disponibile il fatto che in un grammo di DNA si riescono a immagazzinare 700 terabyte di dati, sono 150 kg di dischi rigidi. In un uovo riuscite a mettere tutto lo scibile. Quindi quella macchina Olivetti basta che abbia dei tasti che ricordano il modo in cui le proteine interrogano quella catena di DNA e le permettono di rilasciare informazioni. E poi potreste avere a disposizione qualche cosa che assomiglia molto ad un videogioco, una manualità che oggi è patrimonio di molti, soprattutto dei ragazzini, ma che vi può permettere dei viaggi incredibilmente interessanti, proprio nell'Alep di Borges. Ecco, questa lettura di Feynman è stata importante in quegli anni, perché ha aperto una nuova finestra su quello che ci stava intorno, sulle idee che vedete nella testa di quella persona raffigurata da Marta Fioravanti, dal mio punto di vista in un modo brillantissimo, che ha idee, cerca di osservare. Osservare cosa? Dall'altra parte sta il DNA, la cellula, il vivente, quei 3 barilotti, una lente, la luce dell'arcobaleno, la luce che sonda il vivente. E in mezzo all'intelligenza artificiale, il nuovo elemento di cui abbiamo a che abbiamo a disposizione. Per fare cosa? Per vedere la realtà e costruire delle immagini che in alcuni casi possono essere molto belle, convenzionali. Sono sicuro che vi piace tantissimo quest'opera d'arte, ma non imparate molto di anatomia. E se guardate questa, forse vi piace, ma potete immaginare cose nuove dietro a quelle figure stilizzate in un modo differente. L'idea che abbiamo oggi per riscrivere con la nostra Valentine rossa una nuova storia, una nuova lettura nel giorno di Natale, come ha fatto Feynman tanti anni fa, è quella di essere più liquidi nelle nostre idee, costruire delle immagini e delle raffigurazioni che abbandonano preconcetti. E allora siamo pronti a realizzare un Momix tecnologico fatto di tante informazioni unite dall'intelligenza artificiale per andare sulla Luna, su Marte, per restare sulla Terra,
ditemelo voi, ma senz'altro siamo in grado di offrire un mondo virtuale basato su informazioni reali nel quale navigare e apprendere oggi delle cose che pensavamo in fondo inimmaginabili. Allora, prima di concludere, permettetemi di farvi vedere per un minuto qualcosa, so che ho già abusato troppo del vostro tempo, un filmato realizzato da Steve Gleason, per dire perché in fondo ci è utile la tecnologia. What is technology? What can it do? When I lost my eyesight, I thought that my painting days were over. How far can we go? By using your hands, you can actually control your x-ray. Technology has the power to unite us. Hang on, honey. Hang on. There he is. You see him? I can do. It inspires us. Technology has taken us places we've only dreamed. Now I can do whatever I want. It gives hope to the hopeless. Your device is on. Can you hear me talking? And it has given voice to the voiceless. Ecco la scena di quella ragazzina che per la prima volta sente la voce della mamma e di Steve Gleason con in braccio il suo futuro, credo che siano un buon messaggio e un buon augurio per questo Natale. Ma in questo Natale ricordiamoci anche che se amiamo un fiore, se amiamo qualcosa, ci può dare tantissimo, ma lo dobbiamo curare. E che a volte l'essenziale, come scrive. Come dice, si racconta nel Piccolo Principe, non è direttamente visibile agli occhi. La mia scommessa è che possiate tornare a casa con almeno una nuova idea. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per le lungaggini. Grazie, grazie mille Alberto. Provo a ridarvi lo schermo. No, ma poi le puoi tenerlo tranquillamente. Insomma, io volevo ringraziarti perché assolutamente non sono state. La presentazione è stata meravigliosa. Il tempo sembrava passare velocemente, è sembrato passare molto velocemente. Io vorrei subito aprire un po' la discussione, anzitutto coinvolgendo. Insomma, i miei co-chair, Sara e Gaspare, se vogliono aggiungere qualcosa prima di dare spazio alle domande eventuali che abbiamo dal pubblico. Beh, io approfitto per Sara. ringraziare Alberto per tutto quello che ci ha fatto vedere e per due cose che mi hanno anche un po' commosso. La prima è stata il pensiero e la dedica a Pietro Greco, di questo ti ringrazio tantissimo perché siamo stati anche noi amici di Pietro, abbiamo organizzato delle cose insieme e quindi ti volevo ringraziare per averci tenuto a fare questo. A dedicare questo pensiero e poi per aver concluso con la citazione, diciamo, del libro che mi porto nel cuore, perché insomma il Piccolo Principe è un po' per me, insomma, è un libro a cui tengo particolarmente. E la cosa che mi stava venendo in mente, forse magari raccoglie una delle domande che potrebbe venire dai tanti partecipanti, magari soprattutto dai più giovani, è che c'è fatto vedere tutte le cose bellissime, diciamo, di queste nuove tecnologie, tutte le potenzialità. Però non ci hai mai parlato, perché tanto come in tutte le cose ci sono i pro e i contro. Di contro, certo, siamo a Natale e poi quest'anno è stato un anno un po' brutto, quindi non ne vogliamo sapere. Però magari ci sono dei rischi, cioè queste nanotecnologie prevedi che oltre a tutte le potenzialità possano però anche portarci di fronte poi ad un limite oltre il quale poi dopo invece si hanno dei rischi o dei pericoli. Ti ringrazio per il commento e per la domanda. Allora, la mia risposta secca è che non vedo rischi.
ma in questo senso. Credo che la storia dell'umanità sia stata segnata da tantissime cose al pari delle nanotecnologie, ma mi piace tornare tantissimo indietro e pensare a quando l'uomo ha preso il controllo della produzione del fuoco. Certo, lo può usare per distruggere degli interi villaggi, per dare fuoco a un vicino rumoroso, oppure per cucinare, per forgiare degli utensili. Quindi in realtà non vedo rischi nelle nanotecnologie che non siano quelli insiti nella natura umana. E devo dire che colgo questa tua domanda per dire che trovo a volte sbagliato legare etica a scienza e tecnologia. L'etica è qualcosa che attiene al comportamento personale. Può essere regolato e aiutato da delle leggi, ma attiene al comportamento personale. Una ricercatrice, un ricercatore che va in laboratorio e scopre il meccanismo per cui, non so, come il CRISPR-Cas9, scopre il meccanismo per poter correggere dei difetti nel DNA. Certo, può pensare che qualcuno li userà per creare i bambini venuti dal Brasile, tutti uguali e tanti piccoli Hitler, ma può anche pensare che salverà delle vite umane. No, e non si fe- non, non è che non ha et- non è vero che non ha etica perché non ci sta pensando, perché l'etica è una cosa completamente differente. Anche quando si parla di bioetica, se ci pensate, è un termine inappropriato. Non è nascondersi dietro a quel punto, no? La scienza e la tecnologia hanno un percorso a parte, hanno bisogno di conoscenza e di fondamentali solidi, e la vostra azione è un'azione meritevole, perché io credo che soprattutto i più giovani debbano capire che devono pretendere di uscire dal mondo dei proclami nell'insegnamento, nel senso che tornare alle discipline di base, imparare i fondamentali, perché con i fondamentali riusciamo a cogliere l'avanzamento tecnologico mentre avviene. Era più facile con le macchine tessili, no? Uno costruisce la macchina tessile, uno immagina che con la macchina tessile farà meno fatica a fare dei maglioni. Ma con le nanotecnologie c'è poco da immaginare, non si può avere tutta quella conoscenza specifica a disposizione. Ma i fondamentali aiutano a cogliere gli elementi importanti per capire l'impatto delle nanotecnologie e per decidere con la propria etica se usarli in modo appropriato o inappropriato. Io credo, quindi io a volte dico, non vedo rischi, perché anche quando mi si dice i robot rubano il lavoro, va bene, rubano il lavoro, però se tu hai un anello robotico non stanno controllando quante volte vai in bagno, questo non lo dovrebbero fare sindacalmente, ma se tu cadi ti recuperano e ti possono evitare che tu muoia lì in solitaria, ad esempio. Certo. E se quell'esempio che ho fatto del cervello, e quei 10 alla 11 neuroni e 10 alla 16 connessioni sinaptiche e l'imprevedibile biochimica che è data da quei 3 miliardi di lettere ben descritti nel libro di Carlo Alberto Maria Redi, sì, possiamo anche pensare, se vogliamo, che i robot sostituiranno completamente l'uomo, ma lo stiamo dicendo per motivi altri e accompagnati da un'etica che io non condivido spesso. Non so se ho risposto. Sì, assolutamente lo hai fatto. Prima di lasciare una parola a Gaspare, abbiamo un po' di domande in chat, però per Massimo, e quindi io comincerò a leggerle a breve, approfittando ancora del tuo tempo, Alberto. Quindi le vedi anche tu, insomma, quindi puoi cominciare a... Però prima ancora di dare la parola a Gaspare, io vorrei chiedere, siccome vorremmo massimizzare l'interazione, se c'è qualche studente o qualche collega che vuole prendere la parola e quindi fare una domanda ad Alberto, lo può scrivere in chat, così che Emanuele gli dia la parola. Questo ci piacerebbe tanto per
accorciare questa distanza che il mezzo virtuale insomma, costruisce fra noi. Quindi, se qualche collega o qualche studente vuole prendere la parola, basta che lo scriva in chat. Gaspare, non ti sentiamo se non apri il microfono, però. Devi Gaspare, aprire il microfono. devi aprire il microfono. Se la tecnologia è buona, ma bisogna saperla utilizzare. Io in questo momento non l'ho utilizzata bene, insomma. Se non apro il microfono non mi sentite. No, io spendo veramente due parole perché volevo dare poi spazio a tutte le persone che hanno partecipato e che sto vedendo. Infatti sono moltissime domande per il professore. Chiaramente ringrazio innanzitutto il professore per questo bellissimo viaggio che ci ha fatto fare le nanotecnologie. Per me, come ringrazio poi Sara e Davide che hanno curato moltissimo questa Christmas lecture che, come ha detto Davide, è diventata per noi un appuntamento fisso ogni anno, e anche quest'anno è stata molto affascinante. Ci permette, insomma, di chiudere bene quest'anno comunque complesso. Io appunto, non volevo fare una domanda al professore, forse per aprirne anche altre, un po' una curiosità, e magari sbaglio anche in questa domanda. Il professore ha parlato moltissimo delle nanotecnologie, quindi dell'utilizzo poi di materiali che sono sulla scala nanometrica, e ci sono ancora moltissime scoperte affascinanti da fare nel settore. Mi chiedevo se già è possibile immaginare qualcosa che va anche oltre le nanotecnologie, ovvero spingendosi ad una scala ancora più piccola, quindi dello sfruttare solamente, ancora in maniera più, quindi solo, diciamo, gruppi di pochi atomi, o sfruttare quindi più le proprietà diciamo, dei singoli atomi quasi. Io so che qualcosa c'è in pentola, diciamo, ma chiaramente il professore Diaspro ne sa può, mo, molto, molto più di me, può dare eventualmente una risposta al riguardo. Ecco, tutto qua. Grazie, professore. Alberto, anche tu. Anch'io, ecco, volevo pareggiare, va bene, Gaspare? Perché in realtà, adesso, come è iniziato Lucia Marinsalta, che ringrazio di nuovo, è un'attrice bravissima, seguitela se vi capita, ma in realtà, quando tu hai detto non uso la tecnologia, non apro il microfono, o in questi giorni stiamo dicendo della scuola digitale che si usano i tablet, ci stiamo riferendo a della tecnologia degli anni 70. Non ci stiamo riferendo a nuove cose. È vero che continuiamo ad insegnare alle persone a usare Word, però mi sembra, questo mi sembra sempre, quindi queste nostre, però allora invece voglio rispondere alla tua domanda e riprendo la lettura di Feynman in realtà. Perché quando Lucia legge quel tratto della lettura di Feynman dove dice una formica di insegnare a un acaro, è lì la chiave. È il fatto di riuscire a scalare continuamente nelle dimensioni della materia. E quindi, se delle molecole riescono a insegnare a un atomo a spostarsi, cambiamo la funzionalità della materia. Certo, lo possiamo fare adesso magari intervenendo. Siamo capaci con la luce, quindi con dei fotoni, a modificare delle organizzazioni atomiche su una scala molto piccola e a fare un effetto domino che fa cambiare quei materiali la loro funzionalità, che so, non assorbivano l'acqua, adesso l'assorbono. Questo il riflesso su una scala grande. Però credo che la chiave sia proprio in quella frase veramente, cioè è incredibile come non si riesca a pensare di poter superare la lettura di Feynman. È un po' come quando quali sono i nuovi dischi usciti? Non trovo nessuno, a meno che non trovi qualcosa dei Pink Floyd oppure qualcosa dei Beatles. Cioè, non riesco a vedere ancora qualcuno che ha fatto il salto da questo punto di vista. Però credo che quella sia la chiave, e quello nei laboratori si sta facendo. È una sfida anche in termini di meccanica quantistica che io non conosco e non maneggio così bene come molti dei fisici che se ne occupano da tanto tempo e come lo stesso Feynman. Ma la chiave è lì. È la chiave della chiave. Anzi, la chiave di quello scrigno che permette di trovare la chiave, sta sempre nei fondamentali. Cioè, ma i fondamentali non sono dei fondamentali, diciamo,
strettamente scientifici, fondamentali, devono necessariamente essere multiculturali. Cioè insegnare meccanica quantistica e il greco contemporaneamente, perché siamo 7 miliardi e queste idee che circolano, circolano mediate, cioè, parto da Lucrezio, no? Lucrezio vede gli atomi nello spazio. È vero che gli atomi erano qualche cosa che aveva, che era di moda in qualche modo, no? Ma lui li vede nello spolverio della luce che passa attraverso una finestra. Ecco, quindi credo questo, credo che, per rispondere alla tua domanda, che l'avanzamento futuro lo troverei illimitato come pensiero, perché non riusciamo ad immaginare tantissime cose, ma stia proprio, il segreto possa stare in quella frase di Feynman, una formica che insegna all'acaro, che addestra l'acaro, e quindi una molecola che addestra l'acaro, e l'atomo che poi farà sì che la subparticella atomica sia addestrata a fare eccetera eccetera, quindi questa scala qui. E un'ultimissima cosa però per dire che quella lettura di Feynman, se uno la rilegge attentamente, è una lettura estremamente critica per gli scienziati della sua epoca. Sta dicendo: signori, guardate, 50 anni fa, 60 anni fa, che queste cose le possiamo già fare. Cioè, scrivere l'Enciclopedia Britannica sulla capocchia di uno spillo era possibile. Certo, leggerla era molto costoso, e allora torniamo al discorso della democratizzazione. Con le nanotecnologie, lo sforzo che c'è in tantissimi laboratori è quello di renderle possibilmente disponibili ad una vastità di popolazione come non si era mai pensato prima. E lì ritorno alla domanda, in realtà, di Sara su che cosa possono produrre in futuro, magari di aspetti negativi o positivi. L'aspetto positivo è che se siamo in grado, se la nostra etica ci fa sì di utilizzarli in una direzione, ci fa dimenticare altre cose, come il fatto che su questi vaccini il guadagno, le aziende farmaceutiche non lo fanno mica sul vaccino, lo fanno sulle fluttuazioni di borsa, no? Quindi è questa la consapevolezza che dobbiamo, ma la possiamo prendere solo se dai fondamentali riusciamo a cogliere il cambiamento. Sono stato un po' lungo, ma spero di aver risposto alla tua domanda. Fatto, Alberto. Grazie Alberto. Perché questa cellula sgarruppata nei bambini che nascono vecchi impedisce al DNA di trasferirsi, immagino, correttamente. Fantastico. Allora, è molto interessante questa domanda, e ovviamente non l'ho approfondita né lo faccio fino in fondo adesso, però tu immagina che hai 2 metri di DNA, 2 metri, cioè 2 metri, veramente prova a prendere un filo di 2 metri e allungarlo, che però è un filo che è spesso pochi miliardesimi di metro, che sta dentro a 1 milionesimo di metro, quindi sta compattato lì dentro. Durante questo periodo di compattazione e di protezione da parte di quel nucleo, quello che succede è che cerca di rilasciare delle informazioni per permettere, escono dal nucleo le informazioni, vanno nella cellula, c'è una macchinetta che esegue gli ordini militarmente, cioè il ribosoma, gli viene detto di fare certe cose, quelle cose fa, e quindi la vita progredisce. Ora, un'ipotesi è che quando questa casetta che contiene il DNA è sgarruppata, cioè anziché essere rotonda è ripiegata in un altro modo, è possibile che il DNA nel suo organizzarsi non se ne renda conto. Quindi cerchi di aprire lo stesso la finestrella sulle informazioni da passare nello stesso modo, ma non riesce a fare passare le informazioni giuste. È un po' come dire che in una casa a un certo punto una porta si rompono gli stipiti e tu cerchi di riaprirla per guardare fuori, ma non vedi più la stessa scena che vedevi tutti i giorni quando aprivi la finestra, perché la stai vedendo da una finestra che è malmessa, che non è messa come al solito. Però è un'ipotesi. Senz'altro quello che succede è che quando tu riesci in vitro, quindi delle provette, a correggere il difetto di questi nuclei che sono sgarruppati facendoli ritornare rotondi,
la cellula riprende la sua funzionalità. Non si è ancora arrivati ad una terapia che permette di applicare questa cosa ai bambini nati vecchi. Questo no. Però, diciamo, ci sono, diciamo, questi sospetti, e quindi su questo è il motivo per cui c'è una parte, diciamo, una branca, diciamo, della biologia che si chiama biomeccanica, che sta prendendo tantissimo spazio, perché è veramente importante. La biomeccanica riguarda anche come le nostre cellule vengono più o meno compresse da eventi meteorologici, ad esempio, dal fatto di vivere al caldo e di stare al freddo, eccetera. Quindi, per rispondere a questa domanda, il meccanismo è un meccanismo, diciamo, che da un punto di vista meccanico e biologico è modificato e produce però quei disastri. Che questi, poi i bambini nati vecchi, perché hanno delle funzionalità comunque mancanti, e tipicamente mi sembra che una delle cause di morte più elevate sia quella di nuovo relativa a un danno al muscolo cardiaco, così come nel caso delle nanoparticelle. È una bella domanda. Sì, la leggo, la posso leggere, sì. Ma allora, meccanica quantistica. Immagino che sia uno sforzo di sintesi infinitamente piccolo e interazione tra 10 alla 11 neuroni attraverso 10 alla 16 sinapsi infinitamente grande. Questo è più veritiero. Come coniugare un approccio riduzionistico e olistico allo stesso tempo? Allora, il come coniugare questi due approcci va nella direzione di cui si era parlato prima, cioè i fondamentali e la conoscenza non provengono da un unico dominio culturale, sono ad ampio spettro. La lettura, non so, di I Contain Multitudes di Bob Dylan, che è un capolavoro da un punto di vista di istigazione alla scienza, io contengo moltitudini, è la chiave per mettere insieme questi due approcci e per farli diventare forti. Sulla prima parte, invece, meccanica quantistica infinitamente piccolo, la trovo un'estrema sintesi, cioè è vero che l'approccio, diciamo, di tipo quantistico nasce su una scala, diciamo, di ragionamenti, su una fenomenologia ad una scala molto piccola, ma di nuovo non è necessariamente catalogabile con qualche cosa di infinitamente piccolo. Credo che la meccanica quantistica sia molto più ampia per quanto riguarda l'impatto sulla scienza, cioè non è solo un modo di osservare e di provare a trattare dei fenomeni su una scala molto piccola che non riusciamo a trattare con la meccanica classica, ma è un modo, diciamo, di rivedere il modo di affrontare l'ideazione di alcuni esperimenti per dimostrare se delle nostre idee, come diceva Feynman, possono avere seguito o meno. L'idea che l'osservazione perturbi l'osservato e quindi non ci renda possibile capire esattamente quello che succede è qualche cosa che però abbiamo in mente da sempre, no? Quando uno usa la microscopia ottica piuttosto che usare la microscopia elettronica, vuole perturbare il meno possibile il vivente per poter capire quello che sta succedendo. Quindi, diciamo, questa idea della finestra di osservazione, della perturbazione data dalla finestra di osservazione, è uno degli elementi fondamentali quando mettiamo insieme questo connubio. D'altra parte, quando tu dici, Roberto, brillantemente, metti insieme queste due cose, ma ricordi dei neuroni e delle sinapsi, in mezzo ci sta l'imprevedibile biochimica. Cioè, tu li puoi contare, questi neuroni, puoi vedere quanti sono, puoi vedere come comunicano, poi avviene una cosa biochimicamente imprevedibile e quelli ti fanno funzionare in un modo che, visto da fuori, è assolutamente imprevedibile. Allora a me piace pensare che riuscirò a entrare con il robottino di Barbara Mazzolai nel cervello, che so, e andare a vedere come stanno le cose mentre avvengono, ma starò perturbando il sistema. Quindi questo è una battaglia, diciamo, endless, proprio... tanto per ricordare un bellissimo pezzo degli Emerson, Lake and Palmer nel disco Trilogy, che vi invito ad ascoltare se vi piace la musica. Grazie, buongiorno professore, io sono Edoardo.
del quinto scientifico del Grigone d'Agatino e innanzitutto volevo farle i miei complimenti per la presentazione perché è stata bellissima e interessante e sono d'accordo sul fatto che il tempo sia veramente volato e volevo farle una domanda. Di tutte le applicazioni della nanotecnologia che secondo me sono spettacolari, qual è secondo lei l'applicazione che più in questo su cui in questo periodo bisognerebbe investire maggiormente? La ringrazio in anticipo, auguro un buon Natale e un felice 2021. Grazie. Allora, grazie per la domanda e per i commenti. Beh, ognuno di noi potrebbe essere di parte nel dire qual è il filone da seguire di più, però io credo che ci siano due aspetti e due filoni che sono molto importanti. Cioè, una delle applicazioni che io ho toccato appena del possibile sviluppo delle nanotecnologie è quello che riguarda l'energia, quindi la sostenibilità ambientale alla fine, perché ridurre il consumo energetico e ridurre le modalità invasive di produzione di energia credo che siano importanti. E allora uno dei filoni che trovo molto promettenti è quello dei cosiddetti materiali bidimensionali, dei quali il grafene fa parte, ma è la punta dell'iceberg. Ci sono tantissimi studi su nuovi materiali bidimensionali, sul loro possibile utilizzo per la produzione di energia, ora dico, pulita e per l'ottimizzazione del consumo energetico. Quindi questo è senz'altro un filone. In parallelo però, di nuovo, queste considerazioni energetiche e delle modalità energetiche particolarmente, dal mio punto di vista, interessanti, le potremmo imparare provando ad andare più a fondo su quegli studi bio-nanotecnologici che riguardano la comprensione dei meccanismi di funzionamento del DNA. Perché il DNA, che in realtà nella cellula sta in un complesso che si chiama cromatina, guarda, permette di fare una cosa fantastica. Immagina di passare in bicicletta. E rubo questa idea a Luca Lanzanò, che è un ricercatore che ha lavorato con me per tanti anni, ora all'Università di Catania. Immagina di passare in bicicletta davanti a una grande biblioteca, grandissima, che contiene milioni di libri. Stai passando in bicicletta lì davanti, esce una bibliotecaria, un bibliotecario un po' affannato, e ti dà un libro aperto ad una certa pagina e ti segna col dito quello che devi leggere. E questo è quello che dovrei fare immediatamente dopo. La macchina del DNA funziona in questo modo. Ti propone una informazione sul da farsi nel momento in cui serve proporla e per poter proseguire nelle attività che avevi in qualche modo pianificato o che erano state pianificate attraverso questo meccanismo. Quindi provare a comprendere questa modalità, cioè come diamine fa il DNA a rilasciare l'informazione giusta al momento giusto. Io sono ritornato ai dischi in vinile e a usare la puntina per leggere i solchi. Ma immagina di avere un lettore di CD dove non devi più fare interrogare. L'informazione ti arriva nel momento in cui ti deve arrivare, perché il sistema lo capisce e quindi apre l'informazione, te la passa, poi la musica, il suono e tutto il resto. Quindi i due grandi filoni credo che siano i materiali, i cristalli bidimensionali e la comprensione, una accelerazione nella comprensione dei meccanismi di funzionamento del complesso DNA proteine nell'uomo, che voglio dire è powered, cioè è rinforzato da questo Nobel che hanno dato quest'anno su CRISPR e Cas9, no? Cioè al di là di poter usare questo meccanismo per correggere delle malattie, puoi fare tantissimi esperimenti facendo del tagli e cuci sulle sequenze. Chissà quante ne dovrei fare per quei 3 miliardi di lettere. Però, quindi credo che questi siano i due grandi filoni. Poi sono sicuro che ce ne sono degli altri. Grazie Edoardo. La ringrazio ancora. Che cosa sono questi nanobiorobot e come sono fatti? Allora, l'idea dei nanobiorobot è venuta tanti anni fa, nel 2000 in realtà. Io abito a Genova, è un'idea che ha anche un gruppo israeliano, il gruppo di Ehud Shapiro. Io però noi a Genova l'abbiamo rinforzata un po'.
a Genova abbiamo la focaccia e quindi siamo abituati al mattino ad andare dal panettiere a comprare la focaccia, che poi non me ne vogliono i puristi, a volte inzuppiamo anche nel cappuccino nel tè, ma questo è un dettaglio, diciamo, questo dolce salato. Io mi sto abituando, lentamente. Questo è un dettaglio. Però andiamo a prendere la focaccia dal panettiere. E dal panettiere vendono anche, o vendevano almeno, i cubetti di lievito. I cubetti di lievito contengono le cellule di lievito in uno stato particolare che è uno stato quiescente, cioè sono delle cellule rotonde che non stanno facendo niente finché non mettete un po' di acqua calda, mischiate con la Coca-Cola, mettete un po' di zuccheri, poi l'impasto cresce, fate la pasta, tutto quello che diavolo vi pare, la focaccia ovviamente. E allora un giorno abbiamo comprato questo panetto di lievito, abbiamo osservato queste celluline rotonde e abbiamo pensato di dotarle di un cavallo di Troia, perché avevamo un problema, che era quello come far entrare dei farmaci nel corpo umano senza che il corpo umano li respingesse quando cercavamo di farli attaccare a delle zone precise. In quell'epoca avevamo in mente il tumore del peritoneo. Allora li rivestivamo di un materiale che si chiama polielettroliti, sono dei materiali, di nuovo potete considerare bidimensionali, e cercavamo di mettere dentro a questa matrice di polielettroliti che aveva dei riconoscitori di bersaglio dei farmaci che poi venivano rilasciati, ad esempio se c'era una variazione di pH, un aumento di temperatura, quello che vi può venire in mente. La differenza tra questa somministrazione farmacologica e tutte le altre è che tutte le altre sono curano quello che devono curare, però le molecole vanno a finire dovunque, mentre invece in questo caso le molecole del farmaco andavano a finire solo a bersaglio con questo rivestimento. Però adesso, come fare a fare cambiare il tipo di farmaco o di cosa che deve essere rilasciato in una zona in funzione del fatto che magari la malattia non è esattamente quella o di quello che sta succedendo sta leggermente cambiando? Le cellule di lievito sono un sistema modello della cosiddetta anche bioingegneria, perché si è in grado di realizzare delle modificazioni genetiche molto precise, delle modificazioni molto precise per fargli produrre delle cose specifiche. Quindi quello che abbiamo fatto è di prendere delle cellule di lievito, di metterle in una matrice di polielettroliti e per prima cosa di vedere intanto se sopravvivevano. Da lì è nata l'idea dei nanobiorobot. Sopravvivevano, il che vuol dire che il loro DNA lo vedevamo bene, producevano sempre delle buone proteine come le dovevano produrre, respiravano, si scambiavano informazioni e stavano dentro a questa casetta. Questo è quello che noi chiamiamo un nanobiorobot, che oggi utilizziamo di più per rilasciare su delle superfici funzionalizzate delle sostanze chimiche specifiche piuttosto che entrare nel corpo umano, dove effettivamente la sperimentazione è un po' più complicata. Quindi siamo riusciti a testare questo, diciamo, solo per uno specifico tumore, solo con dei protocolli, e poi devo dire abbiamo abbandonato un po' questo filone. Però i nanobiorobot sono delle nanoparticelle che hanno un cuore fatto di una cellula biologica che sente quello che c'è intorno e quindi produce le sostanze che servono a seconda della sua capacità di riconoscimento. Sono andato molto lungo, lo so. No, sei stato esaustivo. Allora, l'idea è questa, chiaramente andiamo a chiusura. Io pregherei anzitutto Emanuele di condividere con noi, perché noi usualmente, Alberto, consegniamo a tutti i nostri lettori, diciamo, coloro che tengono la Christmas Lecture, un attestato incorniciato, questo attestato con cui ti ringraziamo. Io vorrei chiudere con una mia curiosità molto leggera. Alberto, ho visto che proprio in chiusura, ringraziando tutti i partecipanti, quindi chiedendoti un tuo parere su questo, tra le referenze dell'abstract che ci hai preparato, ce n'è una che mi ha colpito, particolarmente perché è un libro che ho avuto per le mani di recente, non ho ancora avuto tempo di leggerlo con attenzione, che è il libro di Dirac, sull'importanza della bellezza nelle teorie, ed ero certo che chiudere questa lecture con
Io ne vado ossessivamente alla ricerca, ma con grande difficoltà. Quindi vorrei chiederti, a chiusura di questa splendida lezione, un tuo commento sull'importanza della bellezza nella ricerca del nuovo, della nuova idea, ecco, questo, e delle nuove teorie. Allora, ti ringrazio, poi appunto spero di avere questo fisicamente. Il libro di Dirac l'ho alla mia sinistra, ma è a metà di una pila di libri, quindi non riesco a fartelo a prenderlo adesso, sennò potrei far cadere tutta la pila. Allora, in questo libro c'è una cosa, c'è veramente un'osservazione che è molto bella, che riguarda la bellezza. Cioè Dirac dice, se una elaborazione teorica o anche di un esperimento è bella, e qui su che cosa voglia dire è bella, bisognerebbe mettersi d'accordo, perché per me una formula matematica ha una bellezza incredibile, così come ce l'ha la Venere di Botticelli, così come ce l'ha un dipinto di Klee, no? Quindi bisognerebbe provare a raccordarsi, a sintonizzarsi sul termine di bellezza. Ma supponiamo che riconosciamo in una formula della bellezza o in un'intuizione della bellezza. Dirac dice che se è bella, qualcuno prima o poi dimostrerà che è vera. Ora, questo non va in contraddizione assolutamente con quel filmato di Feynman sul metodo scientifico, che dice l'idea viene per caso, abbiamo giocato, un'intuizione, sì, un'intuizione di uno che ha dei fondamentali, comunque diciamo un'intuizione, poi facciamo un esperimento, se è sbagliato non se ne parla. Allora sembra che questa sia la chiave, non la bellezza. No, è la bellezza. E per provare a dimostrarlo, riporto solo a dimostrazione di questo, apro le virgolette, la scoperta del bosone di Higgs, il fatto di avere trovato il bosone di Higgs. È l'esempio di qualche cosa che teneva in piedi un'impalcatura bellissima da un punto di vista della formula, dell'impostazione, estremamente elegante. E poi è stata trovata, sì, ci sono voluti 40 anni, ma poi è uscita fuori. E quelle tre righe che hanno scritto Watson e Crick in quel lavoro, non sfugge alla nostra attenzione che questo, il modo di organizzarsi di questa molecola ha implicazioni sul trasferimento dell'informazione genetica. È una frase elegantissima, bellissima, con accanto un disegno semplice, molto bello. Cioè, da quella immagine che uno potrebbe dire forse che è brutta, no? Quella della figura di rifrazione, riuscire a tirare fuori della bellezza e dire questo è, e poi i fatti dimostrano che quello è, beh, è in assoluta linea con l'idea di Dirac e con il modo in cui Dirac racconta, diciamo, la sua vita di scienziato e le sue ricerche. Ti ringrazio per questo. In effetti spesso lo uso anche come finale di Dirac, ma poi mi è venuto in mente il Piccolo Principe per questa faccenda dell'essenziale, perché poi la nipotina ce l'ha tra le mani in questo periodo, e poi perché, come dice la prima figura, agli adulti bisogna spiegare tutto. Io direi che veramente aggiungere altro a questa conferenza è veramente difficile. Possiamo solo dirti, Alberto, che questo penso di poterlo dire anche a nome dei miei compagni di viaggio. Guarda, a volte fare questo mestiere di ricercatore, di docente, è difficile. A volte ti scoraggi, ma questa tua conferenza, per quanto mi riguarda, ma penso anche per i miei colleghi, ci ha rimesso in pace un po' con la bellezza di questo lavoro e con la voglia di farlo, insomma. Alberto, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato. Ringrazio Sara e Gaspari, ringrazio Emanuele, l'area della ricerca e tutti i partecipanti. Grazie mille a tutti e all'anno prossimo. Grazie Alberto. Grazie Alberto. A presto, arrivederci. Ciao. Ciao.